Ed eccolo qui con noi Federico Borgna, 42 anni, da 4 amministra la città di Cuneo, da poco più di un anno anche la provincia. E la considerano un superuomo, lei si sente così? Intanto benvenuto. Grazie, no, sono tutto fuorché un superuomo, sono pieno di difetti. Allora mi dica subito il peggiore, via. Facciamo il gioco della verità e uno se dice sono pieno di difetti, poi dopo devi avere sono il coraggio testardo. Di dirli. Sono testardo, è difficile farmi cambiare anche una idea. Qualità però. Sono goloso. Va bene, e anche quella sì. Per me è una qualità, ma andiamo avanti. Doveva essere questa mattina la presidenza del Consiglio, ma poi so che non è più sì, andato. Non sono riuscito ad andare, ma era un incontro di cortesia, ma non col Presidente del Consiglio, alla Presidenza del Consiglio, poi è saltata la cosa. Ah, va bene, no, perché mi era venuto in mente, dico, forse è amico di Renzi, ci dice delle cose, no. Beh, Renzi lo conosco e gli avevo anche dato una mano alle primarie, alle prime primarie. Tant'è che in Italia andò bene, andò generalmente bene, ma vinse credo solo in 2 capoluoghi di provincia. Una era Firenze e l'altra era Cuneo. Vedi? Lei è simpatico? Lei ha tra le qualità di essere sincero? No, me lo dica subito, no, perché sennò non le faccio alcune domande. Di persona è simpatico. In questo momento forse appare un po' troppo assertivo, però credo che l'Italia ha talmente bisogno che certi equilibri vengano rotti che forse ogni tanto gli strattoni servono. Un po' di assertività aiuta. Sì. Poi facendo succede di sbagliare ed è normale che sia così. L'importante è avere l'intelligenza e l'umiltà certo, di mettere a punto. Chi non fa non sbaglia di sicuro, esatto. Chi fa magari. Senta, mi permetto di raccontare la sua storia. Lei è diventato cieco progressivamente, no? Sì. A 12 anni le diagnosticarono una retinite e le dissero che questa malattia non le avrebbe lasciato scampo. Il suo medico fu molto duro. Mi hanno scritto che ai suoi genitori hanno detto: vostro figlio ha una retinite, se mi ascoltate ritiratelo da scuola, fategli zappare la terra, nella vita normale avrà solo sofferenze. È tutto vero? Sì, sì, è verissimo. C'ero anch'io. Ero seduto sulla poltrona nell'ambulatorio. Si è sbagliato. Meglio beh, così, tutto sommato. Per fortuna direi che si è sbagliato. A che ora inizia la sua giornata? Beh, la sveglia sono alle 6.45, inizia abbastanza presto. E poi 6.45, vabbè, doccia, barba, mentre ascolto la rassegna stampa internazionale di Radio Radicale, che è un must da, credo, 30 anni. E poi la lettura dei giornali. Come si fa? La lettura dei giornali la faccio con l'iPad. Esistono delle applicazioni che non utilizzo solo io, utilizzano tutti i non vedenti, che trasformano in voce quello che è scritto sul file. E ci sono delle belle applicazioni fatte con fondi europei, dall'Associazione di Ciechi, che mettono a disposizione tutti, non tutti, molti giornali, tra i quali La Stampa, visto che c'è il vice direttore, e La Stampa ha la pagina di Cuneo, e io inizio la mia giornata dopo la rassegna stampa internazionale. Con la pagina di e Cuneo. Poi si muove e va dal suo appartamento, sì. Un paio di chilometri, lei convive sì. In questo appartamento, sì. Che è a 2 chilometri dal municipio. Sì, parto da casa col mio bastone, e Cuneo ha i portici, Cuneo è una città molto bella. E portico, portico vado verso il municipio. Inciampo in qualche cittadino che si lamenta, ogni tanto inciampo quando sbagliamo a mettere qualche cartello di lavoro e non lo segnaliamo bene, ci inciampo e mi arrabbio, magari ogni tanto inciampo in qualche buca e la segnalo e incontro tanti cittadini ed è bellissimo, è davvero, questo è proprio bello, ci sono tanti cittadini che si offrono di accompagnarmi mentre mi accompagnano, mi raccontano, mi segnalano cose, mi spiegano quindi problemi. Quindi in qualche modo sono un po' anche i suoi occhi. Sì, io vedo la città attraverso gli occhi dei miei concittadini, dei miei assessori, dei miei consiglieri comunali, dei miei collaboratori, è bello, è una bella simbiosi. Lei se la ricorda Cuneo? Sì. La ricordo bene, no, ma io l'ho vista fino a qualche anno fa, quindi magari l'ho vista perdendomi, l'ho vista perfettamente fino a 12 anni, poi l'ho vista perdendo dei dettagli fino a 31, 32, 33 anni e poi si è spenta, ma me la ricordo bene. Non me la ricordo, cioè la immagino solo adesso dopo le trasformazioni che abbiamo fatto, abbiamo riqualificato tutto il centro storico, abbiamo recuperato degli affreschi così e questi e me quello lo vorrebbe vedere, diciamo. Sì. Senta, adesso torna Cuneo? Sì, mezzo
Preferito per tornare? Beh, quando ho tempo mi piace viaggiare in treno, quando sono di corsa in aereo e oggi viaggio in aereo. E lì devo dirlo, perché bisogna dire anche le cose belle che funzionano, che in Italia sia sui treni che sugli aerei, se sei cieco, hai una disabilità, ti muovi benissimo perché c'è un servizio bello, gratuito, che funziona bene di accompagnamento in stazione e in aeroporto. Io non so se lei è un superuomo, però una bella persona, direi di sì. Arrivederci. Grazie. E grazie.